in carbone. Uno dei grandi dilemmi che ci porteremo avanti per tutta questa finestra estiva di calcio mercato. Che si fa con Valentin Carboni? Se l'Olympique Marsiglia ci crede veramente, arriva e ti presenta un'offerta 30 milioni di euro, perché questa è, diciamo, la valutazione ad oggi del giocatore. Che si fa? E soprattutto, come vedi magari Valentin Carboni nelle mani di De Zerbi, un allenatore comunque punta molto sui giovani. Ma se lo vogliono e sono pronti a spendere quella cifra, lo vedo bene, nel senso che è un giocatore che sta esplodendo. Ricordiamoci che ha tolto il posto a Dybala nelle convocazioni di Scaloni per la Coppa America, e quindi in questo momento sta giocando la Coppa America. Tra l'altro, sì, la Germania, l'Argentina è nei quarti di finale, ha fatto i quarti di finale con una giornata d'anticipo, grazie a quella di Lautaro. Vabbè, bla bla bla. Comunque, sta facendo esperienza anche ai massimi livelli con grandissimi campioni come Messi e Lautaro, oltre che Alvarez. Però il discorso mercato è un discorso diverso. Allora, il Marsiglia negli ultimi 2 anni ha comunque preso giocatori a zero dall'Inter, come Sanchez, liberato e poi accasato al Marsiglia per poi essere ripreso dall'Inter l'anno dopo, e ha preso Correa in prestito. Quindi diciamo che i rapporti tra Olympique Marsiglia e Inter sono rapporti ottimi e sicuramente preferenziali. In più c'è un allenatore che spinge per l'acquisto di un giovane che può diventare un crack, e quindi facciamo uno più uno, diciamo che la destinazione è più che logica. Per quanto riguarda invece l'esborso, vedendo quello che ha fatto il Marsiglia negli ultimi anni e capendo anche il fatto che l'Inter attualmente non ha bisogno di una grande cessione e non vuole perdere il controllo del giocatore, io vedo più un prestito di Carboni all'Olympique Marsiglia per poi monitorarlo, oppure una cessione con un controriscatto, una cessione per monetizzare magari subito appunto, la vendita del giocatore, per poi però non perdere il controllo, un po' quello che è successo con Fabian e il Bologna, no? Quindi te lo vendo a 8 milioni, mi fissi il controriscatto a 15 milioni, adesso io vado a caso, ma giusto per far capire quale potrebbe essere la formula. Chiaro che se il Marsiglia ha i soldi da spendere, crede ciecamente in Carboni, ne vuole fare l'idolo, la base del nuovo progetto col nuovo allenatore, e ti dà 35-40 milioni, non stiamo neanche qui a parlare. Cioè, l'Inter lo prende, dice a Valentin Carboni: guarda, loro ti vogliono tanto, e 40 milioni, 35 sono tantissimi, e lì. Però io non vedo l'Olympique che fa una follia, non lo so, cioè, è l'Inter che preferisce cederlo a titolo definitivo. Vedo più una possibilità di prestito. Sì, dipende poi dalle ambizioni, che comunque tu hai convinto un allenatore come Roberto De Zerbi, che poteva sicuramente ecco, avere anche offerte nullatorie alla Marsiglia. Sto parlando del contesto storico, cioè ad oggi Marsiglia è sicuramente indietro rispetto anche in Francia, rispetto a 4-5 squadre. Magari gli hanno promesso tanti investimenti, però Stefano, sorrido a pensare, no, a un tifoso di Marsiglia che dice: cavolo, un altro argentino dall'Inter. Secondo me non è andata così bene con Correa, li possiamo tranquillizzare. Valentin Carboni ad oggi sembra essere, ecco, uno di quei calciatori predestinati. È chiaro che bisogna fare sempre quel salto, però, come dice Filippo, un prestito, magari no, nelle mani di Roberto De Zerbi, potrebbe anche aiutare molto l'Inter, perché magari oggi non è pronto, però domani è. Può tornare, ecco, con un background molto importante. Sì, no, anch'io sono d'accordo con Filippo per quanto riguarda, diciamo, la formula, perché comunque anche Ausilio, sia recentemente anche Marotta, già nella giornata di ieri all'apertura del calciomercato, ma anche nelle scorse settimane, non hanno escluso in primis la possibile permanenza. Poi, lo stesso Zanetti in Argentina ha confermato che Carboni all'inizio del ritiro sarà con l'Inter, quindi magari ci sarà una prima parte appunto di ritiro con il resto della squadra, verrà valutato e poi chiaramente verranno esaminate eventuali offerte. Poi è ovvio che anche ieri Marotta ha parlato di imprevedibilità, diciamo, sul mercato, e queste appunto sono dovute a eventuali offerte irrinunciabili che possono arrivare per il giovane di turno come Carboni oppure per un qualsiasi membro della rosa, no? Però da quanto trapela dalla dirigenza, da quanto fanno capire dalla dirigenza, è più probabile magari che appunto venga o prestato a un club di Serie A, si è parlato anche della Lazio, della Fiorentina, del Genoa, come anche potenziale contropartita per arrivare a Gudmundsson, oppure ora è spuntata appunto questa ipotesi del Marsiglia, che ovviamente aprirebbe una vetrina anche a livello magari comunque europeo, comunque con un allenatore appunto come De Zerbi,
è amante del bel calcio, amante dei giocatori dall'alto tasso tecnico, potrebbe dare una spinta per la sua crescita. Quindi anche io vedo o un prestito secco oppure una cessione con recompra, quindi in stile Fabiano, in stile anche Franco Carboni, giusto per rimanere in famiglia al River. Oppure, cioè comunque con l'Inter che diciamo tiene il controllo del giocatore perché è un ragazzo su cui l'Inter crede. Sì, è chiaro che forse a prescindere, ecco, forse mi sorprende un po', mi sorprende un po' la notizia e la tempistica, perché non so, ecco, magari anche lo stesso Inzaghi vuole valutare il ritiro, ma si sta parlando anche di un suo possibile impiego alle Olimpiadi, ecco, l'Argentina, quindi non vedo poi il tempo a disposizione per valutarlo il ritiro, valutarlo in prima squadra, Poi Filippo. Rafa, ma poi scusami, adesso va bene, a parte che l'avrà visto giocare, Inzaghi lo conosce, lo ha visto in primavera, lo avrà visto giocare nel Monza, avrà parlato anche con Palladino, cioè nel senso si parlano tra di loro, si conoscono, si studiano gli avversari, insomma non credo che Inzaghi abbia bisogno di vederlo in 5 allenamenti, Valentin Carboni, cioè magari ha bisogno di vedere Perez che è appena arrivato. O l'altro ragazzo di cui non riesco mai a pronunciare il nome perché rischio di fare Pavlovic. le gaffe, ecco. Lì magari sì, devi valutare se puoi portarlo in prima squadra, se lasciarlo in primavera, magari a gennaio pensare a un prestito. Valentin Carboni, Inzaghi non ha bisogno di valutarlo, secondo me sa già che giocatore è, cosa può avere, cosa può dare in questo momento. L'unico problema, uno dei grandi problemi, è che l'Inter in questo momento in attacco è stracoperta. Valentin Carboni, che tipo di spazio potrebbe trovare per cercare di alzare il suo livello? Pochissimo. Ha davanti Thuram, davanti Lautaro, davanti Taremi, se arriva davanti Gudmundsson, comunque avrebbe davanti Arnautovic. Cosa, quando gioca? Non basta giocare uno spezzone di 5 minuti, un altro spezzone di 10 dopo 3 partite. No, lì non si matura e non si cresce. Soprattutto se, cioè, Aslani ha giocato pochissimo ed è il vice di un giocatore. Frattesi ha giocato pochissimo ed è il vice di due giocatori. Valentin Carboni, come fa? Quest'anno Sanchez e Arnautovic hanno giocato quando gli altri erano spompi o quando erano squalificati o infortunati, e se no non giocavano. Quindi Valentin Carboni ha bisogno di mettere minuti, di giocare tante partite per alzare il livello, deve giocare tante partite, deve fare il titolare. E magari a Marsiglia lo può fare, a Firenze lo può fare, a Genova lo può fare, a Milano no. Anche perché poi dipende anche dalla stessa volontà del calciatore, quindi credo che a quell'età, dopo una convocazione poi no, con l'Argentina in Coppa America, non ti vuoi assolutamente fermare. Ma Filippo, vengo ancora da te: bugie bianche o verità quelle di Marotta e Ausilio ieri su Arnautovic, sul reparto completo lì davanti? Allora, è chiaro che è un investimento che l'Inter ha fatto l'anno scorso, Arnautovic, e ha speso dei soldi, quindi non è che si può dire no, Arnautovic dopo un anno non ci interessa più, è comunque un colpo della società e di Ausilio, credo. Tra l'altro non è che ha fatto malissimo Arnautovic, secondo me ha fatto da sufficienza 6 se lo prende Arnautovic, qualche gol l'ha fatto, qualche assist l'ha fatto. Poi è chiaro che tu da stagione a stagione, questo credo sia una cosa normale da dire, credo lo sappia anche la società, da stagione a stagione tu devi sempre fare un gradino in più. È l'obiettivo dell'Inter, no? Dichiarato, fare un gradino in più, essere sempre più competitivo in tutte le competizioni, migliorare la rosa, ringiovanirla, quello che vuoi, però fare il passo in avanti, non il passo indietro. E se vuoi fare il passo in avanti, ti devi comprare un attaccante che sia un giocatore più giovane, più forte, pronto, che sappia garantirti gol, calci piazzati, duttilità, agilità, gioventù, e Gudmundsson è 10 volte meglio di Arnautovic in questo senso. E quindi quando loro dicono Arnautovic punto fisso anche all'interno dello spogliatoio, tutto vero, ma se c'è la possibilità di arrivare a Gudmundsson, l'Inter ci va. Quindi se mi chiedi, quando loro dicono che l'attacco è a posto, se è una bugia bianca, sì, è assolutamente una bugia bianca. Loro sperano veramente di poter fare Gudmundsson. Per fare Gudmundsson devono liberare spazio e quindi sperano di poter liberare spazio. Comunque, il giornalista argentino parla anche di altri due club europei su Valentin Carboni, quindi aggiungo anche questa cosa qui. È chiaro che poi la convocazione in Coppa America ha acceso di più
acceso di più i riflettori. Filippo, a te stuzzica l'idea di vedere Carbone un giorno mezz'ala alla Luis Alberto nel 3-5-2 di Gudmundsson? Comunque ha detto che a lui piacerebbe, anzi ha giocato anche qualche volta mezz'ala. Secondo me poi nelle mani del demone può accadere di tutto, però ti Sì, ma piacerebbe? Gudmundsson è per quello che piace a tutti all'Inter. Piace perché è trattativa fattibile a livello economico e a livello di spalmabilità. Piace perché ha dei costi anche a livello di ingaggio più contenuti. Piace perché ha 27 anni. Piace perché sa fare tutto ed è un fattore sui calci piazzati. Tu hai aggiunto già Zielinski sui calci piazzati. Avevi già Calhanoglu di Marco. Se ci aggiungi anche Gudmundsson, insomma, facciamo capire che i calci piazzati, che sono un fattore nelle partite ormai di calcio, tu alzi molto il livello. Quindi sì, Gudmundsson per me sarebbe un colpo assolutamente azzeccato, lo dico da sempre. Valentin Carboni gli manca la velocità, cioè se lo vogliamo paragonare a Dybala, lo vogliamo paragonare a Recoba, come leggevo nei messaggi. È un giocatore molto tecnico, è tecnicamente bravissimo, è un giocatore fisico, l'avete detto voi, ma non ha attualmente una grande velocità. Non è uno che quando ti punta l'uomo te lo salta in velocità, te lo può saltare con la tecnica, quindi con la finta di corpo rientrando sul sinistro. Quindi per paragonarlo a questi giocatori, quindi lo vedrei come dicevate voi prima, non so chi dei due, come trequartista o come mezzala, secondo me può essere una soluzione interessante. Non so Vedremo, che se lo vedremo. diceva Stefano o se lo dicevi Sì, tu Raffa, Stefano, non lo so. Stefano. Salvatore dice: prendiamo Gudmundsson, chiudiamo il mercato prima di iniziare. Probabilmente, non so se l'Inter dovrà intervenire, lo ricordo, questa è l'ultima ora, ve la lascio qui. Un grave infortunio accusato da Buchanan nel ritiro con la nazionale canadese, è in ospedale per tutti gli accertamenti, quindi probabilmente questo potrebbe anche incidere un po' sulle strategie del calciomercato. Restate sintonizzati per non perdervi nessun aggiornamento su Buchanan, speriamo di avere notizie nel più breve tempo possibile. Noi ci rivediamo domani, solito doppio appuntamento, e non mi resta che lasciarvi con un carosissimo sempre Forza Inter. Ciao a tutti.